Allora, bisogna anche un po' spiegare com'è nata l'idea di questo tavolo. L'idea è venuta un po' a me e a Fani diverso tempo fa. Io ero l'unico che era contrario. Avevamo Io non ne pensato volevo. a fare questo progetto legno resina con le gambe in ferro. Allora ci siamo, puoi venire a fare un attimino? Ci siamo interpellati, ci siamo confrontati e ci serviva un esperto in resina. Allora. Dai. Però non l'abbiamo trovato. Gli altri erano tutti occupati. Non lo trovavamo, aspetta. Stefano, non ne conosci uno, bravo. Signora, tretti e menti, che faccio? Lascio? Venite mangiati perché non abbiamo tempo, non dobbiamo perdere tempo e poi succedono queste cose. Poi succedono queste cose. Mi Io sono qui per raccomando lavorare. la sicurezza innanzitutto, eh. Safety first. Tu magari ci cambi musica. Beh, ognuno sta facendo qualcosa, vero? Vero, vero Fani? Siamo tutti impegnati, vero? Ah, ma c'è anche il giallo. Io provo i giocattoli. Funziona. Aspetta. No, è troppo, bisogna fare tipo un... Io devo fare... Amigichello. Ma scusami! Signora Righi, si sfogli completamente, per Guarda favore. che era fuori il cazzo, non parlo. Non devi scherzare. Perché ho scelto questo lavoro? Allora, una procedura molto importante che susegue dopo la piallatura e la rigatura è Parla forbito. l'ostimolazione delle vie orarie, cioè uno respira forte, tiri sul petto, chiudi gli occhi, denti in fuori da coniglio. Io se esce mi esce il pazzo di cervello. Rifaccio. Ah, vuoi anche Sguardo rifarlo? fiero, sì, questa finisce. Sguardo fiero in alto, denti fuori, naso in su, Sembra. e punti fuori in aria. È Così. presente. Capisco più. Sono gli occhi. Quella vera. Ma no, noi registriamo, poi quello che viene viene. Però fammi vieni qua. Mi hanno tagliato lo schifo sulla. Oh, fanculo! Mi metto quando sei pronto. Buga buga. Mi metto quando parla. Però è proprio un ho fatto coglione. un video professionale. No, io non ho neanche messo il distaccante. A vedere quello lì che se ne è che hai capito si casca cosa hai il capo. detto? No, no, ho fatto finta di non sentire. Ho fatto Non ho finta di messo il non sentire. Ho distaccante. fatto finta di non sentire. Quanti sono? 61. Hai guardato la misura? L'altezza? Non l'hai guardata. Cazzo! Siamo nei 5 centimetri. Siamo nei 5 centimetri. Sì. Oh. Sì, no, beh, no, No. io l'ho visto prima. No, perché sarà tutta Ma non prende fuoco, non potevate dirmelo, cazzo. No, ma aspetta, basta guardarlo qua. No, ma sei tu il professionista, eh! Me l'ho preso bene, cazzo. Ah, finito di registrare, sono 8 minuti. Mi stracci sporchi. Vuoi dire cosa hai combinato? No, facciamolo Niente, vedere. sono stato bravissimo. La colata è andata perfettamente a buon fine. Un colore sorprendente. Inquadra me, se no ti spacco il telefono. Pensa se ti cade dentro, Fanny. Sarebbe il tavolino più costoso della storia. Potremmo farlo, eh. Piuttosto, tanto te ne metti. Addosso a voi e poi mettere addosso il componente A.
Ma c'è in mano la B? Guardate se c'è in mano la B. Sì, in mano la B. Si capisce subito perché dice le parolacce, ci tratta male. No! Poi ogni tanto scorreggia anche. Come sempre io sto lavorando da solo, e noi ti abbiamo dato un ruolo nella Makers. Tanto vale chiamare Makers con l'uno al posto dell'A. Ma comunque per me è così, ci serviva un professionista della resina, non c'era. Posava di Stefano un giorno, dice aiutatemi, sono bravo, vabbè, mettiamola alla prova, svegliamo. Allora, benvenuti al nuovo corso online per cosa non fare con la resina. Allora, 1,67, giusto? Il rettore. 167, sono arrivato. Il professore. 100 a 67. L'alunno. Quindi io devo fare 100 grammi. Si parla, continua a parlare. Sono parla. 120, 134. Ma che cazzo dici? Così scende. Scusami, se è 100 grammi nel primo e 67 nel secondo, quindi sei già a 167 grammi. 10 minuti che parlano di numeri. 200 grammi, fai 220. Uno parla, l'altro non capisce. Madonna, fai 220. Non parlarmi, non ti sento. 220 diviso 100 uguale per 67. E 97 per 2,10. Sei a 300. L'ho detto io. L'ho detto, cazzo, mi ascolti. Ho spento. Allora, rifacciamo. Siamo ancora alla prima lezione di come non utilizzare la resina. 100 A, il rettore. Quindi. Come utilizzare la calcolatrice. 200 A. L'hanno inventato. Fai 160 diviso 100 per 167. Ecco, è scaduto la pastiglia. Sono due dissociati, cazzo, ma ve li vedete in vacanze insieme questi due, in un condominio, vi prego. Mi dica dov'è che le fa male, dottore. Allora non siamo le guanti. Tutte queste cifre, questi calcoli sono stati fatti per arrivare al componente B. Non riesci neanche a svitare il tappo. E si lancia lo sgabello in testa. Ma non capisco perché. E poi pulisci il beccuccio. Vai. Con questa facciamo ste minchiate. Poi per fare 6 kg abbiamo così barattolini, San Montana. In che senso? Con gli scolari. Per fare il tavolo lui ha utilizzato. Esatto, per fare i suoi taglieri ha usato la nostra resina lo stesso. Ma non è vero. Ah sì, sempre questa. E dopo ho dovuto comprarla, perché me l'ha fatta esatto, però. Esatto. Vai, spolvera dentro il tagliere, vai. Ormai, cioè, io non lo so. Fani, scusami. Qual è stata la colata, quella più bella? Quella venuta meglio? Quella senza bolle, intendi? La seconda. Ma ne abbiamo sprecata qualcosa? La prima tra 2 kg fuori, dai. E le bolle? Però, aspetta. Però quei 2 kg sarebbero stati pieni di bolle. Sì. Quindi è andata meglio così. Meglio averlo piccolo, ma saperlo usare. Sì, la stessa roba. Siamo ancora in tempo a chiamare Roby. Sì, siamo Roby, e poi bisogna chiamare anche Gio per fare le gambe. Sì. Scatolato. Gente che sa saldare. Gente che sa saldare, in pratica. Gio. Oh! Stiamo per parlare. Ah, beh, quando vuoi. Io non tolgo la mascherina perché c'è polvere. Avvisaci quando è finito di fare i pezzi tuoi, no? Così magari registriamo il video. Devi scorreggiare, ruttare, no, sei a posto. Oggi non ho preso le pastiglie, non ha mangiato. L'emergenza delle 9:30 mi ha distrutto, vai. Allora, la squadra è al gran completo. Io mi sono permesso di portare strumenti necessari, DPI, DPI, cuffiette. E adesso che è arrivato Stefano, vi facciamo vedere cosa ha portato lui. Beh, ho portato la resina, ho portato il pigmento e porti per sicurezza. Quello fondamentale. Non so, magari. Ma non ce n'è bisogno. Praticamente, gente, io qua faccio venire la
la gente di sera per muoversi perché siamo un po' in ritardo, eh? E loro cazzeggiano. Vedi che ti segherei un braccio. Lui in particolare cazzeggia. Tira, dammi. Non posso tirare la tuccia questa? Dammi un sospensore. No, dammi un. No, dai, tanto lo cancella. Un rialzo. Ma non il tubo. Dopo aver dato una mano ai ragazzi, alla ciurma, a fare i lavori, quelli basilari, adesso andiamo a squadrare il nostro bellissimo river table. Usiamo una... useremo la... Sei un coglione. Usiamo... lui! Ma dai, c'è una fatica! Ma vedi, c'è una fatica, poverino, in crisi! Perché dai, io ero quasi tipo, usiamo... Grazie! E sei eccitato! Dai! Allora, useremo... Non toccare che io guardo. Adesso ti giuro, ti prendo la gola con la sigla. Ma vuoi tenerlo poi in bolla sto cazzo di telefono? Così al massimo. Ah no, guarda. Allora, date retta a me, non hai pirla. Oh, ma sta registrando. Abbiamo preso lo squadro con il lato precedente, abbiamo girato in senso antiorario, di conseguenza adesso l'ultimo lato. Ma perché? Cosa vuol dire? L'ultimo lato? Guardato lui. Cioè, lui. No, l'ultimo lato, come dire, che cazzo volete? La festula? Ma perché l'ultimo lato? Che cazzo volete? Aspetta, pausa. Non abbiamo mica la gute di merda. Pausa. Allora, per fare lo squadro ci prendevamo sempre riferimento sul lato precedente. No. Se mi guardi, mi devi guardare fino alla fine. Ah, ok. Se tu mi giro, tu pensi che mi giro per ridere. Sono stronzo. Ed è la quarta. Ciak. Allora. Stai fermo. Non fare il bambino. Devo guardare fino alla fine. Da legarlo. No, guarda lui. Hai detto che se non ti guardo ridi. I nostri cervelli parlano, cazzo. Hanno fatto peso. No, hai detto guarda lui. Dai, serio, eh? Sì, sì, è la quarta volta che me lo fai rifare, cazzo. Dai. Credo che Fanny abbia bisogno di fare una revisione alla sua maschera, perché è un po' in debito di ossigeno. Ci sei? Io sto bene comunque, ragazzi. Fanny! E finalmente!